Assessore Gilmozzi, il trasporto in Trentino, quali sono le priorità future? Ma innanzitutto la consapevolezza che siamo dentro un corridoio europeo molto importante che è il corridoio 1 e che quindi in questo momento la priorità è proprio quella di definire bene come si partecipa alla realizzazione di questo tunnel, garantendo che le questioni ambientali siano prioritarie anche rispetto alle tratte di accesso. La seconda, essendo consapevoli che questo sistema di trasporto cambierà un po' alla volta anche le modalità e la cultura con cui noi useremo questa infrastruttura, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda il trasporto di persone, e che questa consapevolezza deve spingerci oggi a pensare come ci muoveremo anche a livello locale in prospettiva. Questa è la seconda grande questione, cioè il trasporto locale che a sua volta deve riuscire ad esprimere un'attenzione sempre maggiore alle questioni ambientali, alla questione dell'inquinamento, eccetera, spostando il più possibile anche qui proprio il trasporto sul mezzo pubblico, cioè lasciare a casa la macchina, come dire, come nelle migliori tradizioni europee, dare priorità a chi si muove con mezzi ecologici, con bici e piedi rispetto a chi lo fa con la macchina. Questo vuol dire proseguire una politica di investimenti sia a livello di città che a livello di zone periferiche, e direi che questa è forse la sfida più importante, perché soprattutto nelle località turistiche, se vogliamo cogliere le opportunità che vengono date da una clientela internazionale, non potremo certo farlo presentando città o paesi pieni di traffico. Quindi anche questo tema è uno dei temi che io spero a breve riusciremo un po' col contributo di tutti a mettere dentro una programmazione unitaria che riguardi il Trentino. Un Trentino capace di guardare anche fuori di qua. Sul tema sempre del trasporto, quindi la Valdastico, da come dice, sembra una contraddizione. Ma è assolutamente una contraddizione, cioè, ma questo, guardate, è una cosa che sta capitando un po' in tutta Italia. Io ho detto qui che fatta l'Europa, e l'Europa è fatta anche di integrazione ferroviaria, dovremmo fare gli europei, perché nel mentre stiamo investendo fior fior di miliardi di euro per fare un'infrastruttura come quella del Corridoio 1, che vedrà i due grandi poli di Monaco e di Verona, per quanto ci riguarda, come poli di scambio di merci a livello internazionale, ecco, il nostro Stato propone di realizzare addirittura una autostrada a Valdastico e una superstrada, la Valsugana, per superare il Brennero. Una politica da 40 anni fa, fuori del tempo e fuori da qualsiasi logica. Dobbiamo guardare avanti, pensare da qui a 20 anni, non da qui a 20 anni fa, che è una cosa che ritengo sbagliata. Cosa farà il Trentino, visto le pressioni che ci sono anche per il completamento della Valdastico, ci sono state anche nelle ultime settimane? Ah, il Trentino evidentemente cerca di sviluppare tutte quelle relazioni che sono necessarie per far capire il suo punto di vista, fin anche a difenderlo da un punto di vista giuridico. Sappiamo che comunque la Costituzione tutela il Trentino rispetto a queste infrastrutture e lo tutela proprio per la delicatezza del suo territorio. Quindi non lasceremo nulla di intentato, prima di tutto però il dialogo, sperando di poter trovare interlocutori che siano aperti a questo.